un ciclo diciamo naturale, riesce ad avere il compost. Poi come capannoli anche c'erano all'esterno le capannette con il latte alla spina, cioè direttamente c'erano delle convenzioni con i pastori del posto, loro la mattina riempivano le cisterne, il cittadino con la bottiglia di vetro che aveva già acquistato precedentemente si acquista il suo litro di latte. Ogni mattina è il latte fresco del posto e ovviamente non vengono prodotti, ad esempio non viene ovviamente consumato vetro oppure Tetra Pak. Stessa cosa vale per quanto riguarda i detersivi, che credo che ancora non è molto diciamo usato, però ci sono alcuni supermercati che stanno utilizzando questa possibilità di acquistare direttamente i detersivi alla spina, basta acquistare il flacone all'inizio e ovviamente mettiamo meno plastica in circolazione. Poi vabbè il ritorno ovviamente dell'acqua in brocca, ovviamente anche noi quando abbiamo fatto il convegno a Gerzetto dove ci fu Rossano Ercolini fummo richiamati all'attenzione perché avevamo utilizzato le bottiglie di plastica anziché le brocche di vetro, giustamente se c'è l'acqua abbiamo tanti fonti tante fonti e quindi dicevamo perché non utilizziamo l'acqua in brocca, qui a Gerzetto utilizziamo la bottiglia di plastica, un errore diciamo la matita blu che ci è stato fatto notare quel giorno. Ovviamente questo è, come possiamo dire, tutte queste iniziative sono fondamentali, ma sta al cittadino comunque, non solo all'amministratore illuminato che deve guidare il cittadino, se non riusciamo anche a fare delle convenzioni con i vari supermercati, di dire ma perché non iniziamo a fare il detersivi alle spine, eccetera, eccetera. Il sesto passo è realizzare centri per la riparazione, per il riutilizzo, la ricostruzione degli uffici, e mobili, porte e finestre. Questo l'abbiamo visto a Capannoli, dove già funziona egregiamente. Ci sono proprio dei centri per la riparazione. Ad esempio, io ho un mobile antico, un mobile vecchio che devo buttare, che ovviamente non è riciclabile, non è riutilizzabile. Lo porto in questo centro di riparazione. Ci sono dei falegnami che lo lavorano, lo ripuliscono, lo sistemano e lo rivendono. E hanno creato molti posti di lavoro, ci lavorano 15 persone e effettivamente ha anche un mercato questo, diciamo, questa pratica. E, come ad esempio quelli la decostruzione degli edifici, molto spesso vediamo abbandonati lungo le nostre strade tanti calcinacci che vengono diciamo, prese da queste ditte che per non smaltirlo perché pagano, lo buttano in maniera diciamo, oscena lungo le strade. Effettuando, avendo questi centri di riparazione direttamente si possono riutilizzare perché vengono poi utilizzati per quanto riguarda la costruzione delle strade, perché fanno i tappetini direttamente. Il settimo passo è introdurre dei sistemi di tariffazione, la DIA, la tariffazione puntuale. Io devo ovviamente incentivare il cittadino, devo farlo pagare in base a ciò che non si può riciclare, cioè il differenziale. Se io al cittadino faccio pagare solamente la busta dell'indifferenziato, cosa fa lui ovviamente? Cerca di separare ancora meglio con più attenzione, perché se io il comune dalla plastica riesco a rivenderla, il carta e cartone riesco a rivendere, io ovviamente l'organico l'ho sistemato ad esempio tramite l'agricoltura oppure il compostaggio in un digestore anaerobico, a quel punto mi rimane solamente l'indifferenziato, che rimane, se fatta bene, il 10% diciamo, della produzione di una famiglia. Io riesco a pagare in quel frattempo solamente il 10%. Ad esempio, noi stiamo facendo i calcoli, dopo 2 mesi e mezzo di raccolta differenziata, abbiamo risparmiato in 2 mesi e mezzo, prima spendevamo... abbiamo speso in 2 mesi e mezzo 4.600 euro. Noi abbiamo conferito rifiuti in discarica per 4.600 euro, mentre nei tempi, diciamo, quando non c'era la raccolta differenziata, quando tutto veniva mischiato, veniva portato in discarica, per i principi erano state 185 euro.
quindi spendevamo 40.000 euro ogni 2 mesi. Questa è la differenza su un comune di 1.300 abitanti. Ovviamente un comune come il vostro che ha può poggiare su 10.000 abitanti, quindi ovviamente su più raccolte differenziate, più materiali da riutilizzare, fatto di 2 conti, possiamo iniziare a parlare se la raccolta differenziata porta a porta conviene o meno. Noi siamo partiti con Graziani investendo 40.000 euro di bilancio, abbiamo acquistato i bidoni, che è quello che farà vedere, abbiamo acquistato i miei bidoni che ci sono sul mercato, proprio per dare anche un impatto visivo all'utenza, cioè di vedere, abbiamo preparato il meglio e ci crediamo. E, cioè, in 6 mesi sicuramente riusciamo a rientrare con le spese e non dico a guadagnarci, ma dare un servizio al cittadino e abbassare le bollette. Perché quando poi al cittadino riusciamo a togliere il 50% della tassa, sia un grande incontro. L'ottavo passo è realizzare un impianto di selezione del recupero dei residui in modo da recuperare ancora di più materiale riciclabile sfuggiti alla raccolta differenziata. Ovviamente, ma su questo ci può sempre rimanere curioso perché ne tratta di queste cose, tipo io li usati, tipo lo smaltimento là. Giustamente, se non abbiamo degli impianti, non riusciamo a capire che ogni comune deve fare un impianto, però se la ragione è tanto, invece di pensare ai rifiuti solamente come emergenza di rifiuti, poi si sanno come vanno a finire queste cose, cerchiamo di concedere solamente dei benefit al privato, non alle amministrazioni pubbliche. L'ultima scelta, un mese fa su TEN c'era Gallo, che è il presidente della Commissione Ambiente, insieme a Iena, che invece era anche l'assessore provinciale dell'ambiente, abbiamo trovato la soluzione all'emergenza. Qual era la soluzione? Prendere i rifiuti, metterli su dei camion e portarli in Olanda. Questa era la soluzione che si era trovata. Quando possiamo tranquillamente fare una raccolta differenziata porta a porta, incentivarla, perché purtroppo chi ha preso gli incentivi delle precedenti, durante le precedenti legislature regionali non ha avviato la raccolta. A quel punto facciamo dei controlli, controlliamo se effettivamente questo comune ha preso dei contributi per far partire la differenza. A che punto è? Che cosa fa? Perché ha l'emergenza adesso? Purtroppo siamo in una terra questi problemi. Creare sinergie multidisciplinari, il centro di ricerca di fondi zero. Noi abbiamo adottato a giugno, tramite delibera consigliare, di adottare rifiuti zero e stiamo attuando e ringraziando un centro di ricerca di rifiuti zero. Per quale motivo? Rossano Ercolini, che prima vi ho menzionato, ha costituito un centro di ricerca di rifiuti zero a Cavagnoli. E cosa fanno? Si mettono direttamente nelle buste di differenziato, le aprono e controllano cosa c'è nel differenziato per cercare di tendere sempre allo zero di differenziato. Hanno visto che tantissime capsule del caffè, quelle come della lavazza, sono indifferenziate, non le possiamo differenziare, non si possono mettere nella plastica. Cosa hanno fatto? Hanno iniziato a studiare, hanno fatto questo tavolo, questo centro di ricerca, e hanno trovato la soluzione. Hanno scritto la lavazza una lettera e hanno detto: sentite, noi abbiamo uno studio, vi facciamo vedere, abbiamo costruito una capsula, questa capsula che direttamente ha le stesse, diciamo, fa il caffè nella stessa maniera, solamente che è compostabile, cioè si può mettere direttamente sull'interno. Questo è stato fatto, diciamo, dal centro di ricerca di rifiuti zero. Quindi le menti, le risorse del posto devono confluire in un centro di non finisce semplicemente per fare una raccolta porta a porta nei primi 2 o 3 passi. Nei primi 2 o 3 passi ci togliamo il problema dei rifiuti, arriviamo al 75% di raccolta differenziale. Però ovviamente bisogna continuare. Il 10° passo ovviamente è il raggiungimento entro il 2020 dell'azzeramento dei rifiuti. Ovviamente ricordiamo che la strategia del PD zero si attua il semplice riciclaggio dei rifiuti, implementando i primi passi, viene innescato un trampolino di lancio che era prestato dal porta a porta e diviene esso stesso un trampolino per un vasto percorso di sostenibilità che in modo concreto permette di raggiungere gli obiettivi. Ora Graziano mi spiegherà.
essere buone pratiche a livello grazie di nuovo per l'invito, siamo orgogliosi di essere qui e di dare una mano, diciamo, a chi vuole attuare queste buone pratiche, perché sono utili nella vita di tutti noi, ci faranno sicuramente sentire meglio sia a livello economico che a livello personale, perché praticare queste buone pratiche veramente fa crescere tutti noi, ci fa diventare cittadini modello, come diciamo gli svizzeri, i tedeschi, gli svedesi, che quando vedono qualcuno buttare la carta a terra vengono subito richiamati o addirittura multati. Questo si può fare, è una questione solo di cultura, non c'è bisogno di alcuna tecnologia per fare una raccolta differenziata. Infatti noi siamo qui oggi, abbiamo portato dei bidoni, adesso vi voglio fare una dimostrazione proprio pratica di cosa significa separare i rifiuti, come farlo, perché è anche attuare tutto ciò nel rispetto di noi stessi e dell'ambiente e del nostro futuro, delle generazioni che verranno. Perché fino ad oggi, diciamo, chi ci ha governati ha avuto poca sensibilità nel pensare al prossimo e oggi ci troviamo con le mega discariche incontrollate e rifiuti dappertutto. Non c'è stata una buona programmazione, si è pensato agli interessi di pochi e si continua purtroppo a pensare a questi interessi di pochi. In questi giorni, in queste settimane, andiamo avanti con la regione a colpi di decreti. Non vi dico cosa c'è dietro, è proprio è disgustoso. L'ultimo decreto è stato fatto ieri per il nostro comune e ci fanno conferire 2 tonnellate lunedì, cioè cose assurde. Infatti abbiamo avuto un bel battuto. Però voglio parlare di questo, voglio parlare di alcune differenze che bisogna prima capire dove si vuole arrivare.
nostri, diciamo, rifiuti domestici sono il rifiuto organico, quindi tutti gli scarti di cucina, e noi abbiamo preso un bidone che adesso vi... come facciamo così? Mandate avanti che lo facciamo. Sentite lo stesso, no? Vedo un po'. A Cerzetto non ce ne sono, eh? Ho fatto fatica,
sono andato a rovistare la mia, dei miei bidoni per trovare un po'. Chiedo scusa, ma i sacchetti li fanno le valli, no? Abbiamo fatto la prima fortuna di sacchetti, però siccome adesso la sì, sono 100, per 100 sacchetti si va bene un anno che vengono raccolti, poi faccio vedere il calendario, due volte a settimana per poco. Però con, subito adesso partiamo con dall'ombricocoltura, quindi i sacchetti questi qui vanno bene in un impianto tipo, non so, a Rossano, sapete che c'era un impianto, però non c'era poco, c'era. Ci dovrebbe essere. Anche uno dei mezzi. Ok, in questa busta ci sono dei rifiuti. Rifiuti perché sono tutti immesiati. Questo è ciò che troviamo nei bidoni e oggi nelle buste che vediamo per strada. E tutta questa roba qui, che messa così si chiama rifiuto. Però guardiamo un po', se noi andiamo a separare il punto, abbiamo una carta di giornale che può essere riutilizzata. No, allora le spiego. La carta, se è pulita tipo fogli a 4 bianchi, viene pagata dal Fonai 400 euro a tonnellata. Se invece carta povera, chiamavano così, carta di tutti i tipi, viene pagata solo 60 euro. Cioè, io volevo dire non unta, cioè, visto la volta la carta unta, ad esempio i tovaglioli che usiamo a pranzo, ok, a tavola, quella carta lì, quei tovaglioli lì, se sono unti di organico, vanno messi nell'organico, perché nella filiera, in questi diciamo, centri di compostaggio, dove viene fatto un tipo di compostaggio industriale, anche la carta diciamo, è biodegradabile, comunque va bene, dipende poi la fine che facciamo fare i materiali. Ci arrivo tra poco. Guarda, la carta. Ok, ci mettiamo la plastica. Allora adesso per legge tutti i tipi di plastica, tutti gli imballaggi, questa qui è pasta di vella, pasta comune, si trova dappertutto. C'hanno, se voi andate a vedere le etichette, c'è un triangolo con una scritta sotto. Questa scritta indica se il materiale è riciclabile o meno. Questa qui, questo tipo di materiale si chiama polietilene. È un'altra cosa, comunque è una doppia P. Tutte le paste Barilla usano questo tipo di materiale, quindi la pasta, diciamo, l'imballaggio della pasta è riciclato. Poi abbiamo il tetrapack, che sarebbero un cartone più l'alluminio. Questa roba qui, siccome contiene un film di alluminio all'interno, va messo con la plastica, perché poi nel passaggio successivo verrà estratto questo alluminio dal cartone. Quindi se metto la plastica? Sì, plastica alluminio, per questo dicevo che plastica alluminio non è una scelta casuale, ma è una scelta ponderata per il passaggio successivo. Alcune industrie addirittura usano il multimateriale, quindi mettono dentro anche il vetro, le bottiglie di vetro, cose sbagliate. Poi abbiamo la barilla, c'è il cartone, tutta la guarda. Là c'è la classica varichina, anche qui se vedete c'è il triangolino e questo qui indica un altro tipo di plastica rispetto alla plastica di prima, però che comunque riciclabile. Quindi va messo nella plastica. L'etichetta va lasciata o va tolta? L'etichetta può essere lasciata perché ogni prodotto, le etichette che ci stanno nelle bottiglie, nei flaconi, non supera il 5% di impurità dell'intera confezione. Quindi il CONAI, se stai dentro il 5%, ti paga a pieno prezzo questi materiali. Se superi il 5%, cioè
ad esempio, se abbiamo lo stesso impianto di plastica, se li conferiamo della plastica e hanno residui organici, sicuramente questa percentuale del 5% sarà superata e quindi poi quel materiale non sarà, diciamo, più un materiale pagato a prezzo pieno. Quindi, i contenitori del latte, della bandiglia, vanno risciacquati? Cioè va tolto tutto il residuo che c'è? Se c'è il residuo organico, sì. No, del residuo in questo caso. Metti caso la bandiglia è rimasta un pochino. Allora, dentro, si dà un risciacquato. Ti spiego solo, il motivo è questo. Perché noi dello Scomunico ci siamo organizzati a fare la raccolta della plastica, abbiamo cambiato il calendario e la facciamo ogni settimana. Però tenere ad esempio la varichina, se ci rimane un po', non tappo, non fa niente, però se cade nel secchio una settimana, poi inizia a avere una sciacquata. L'importante è togliere l'organico, per esempio. Poi abbiamo questo altro, un'altra plastica comunque sempre riciclabile. Qua abbiamo un po' di carta. E poi abbiamo un po' di organico. Ma questo poteva ancora recuperare. Lo metto qua. Questi sono i tovaglioli, diciamo, da cucina che abbiamo usato in tavola, quindi li mettiamo anche nel cucinato. Poi abbiamo dei materiali che non sono riciclati, e c'è, abbiamo, vedete un po' da una busta, da un sacchetto, è rimasto questo. I giapponesi li hanno cercato. Sì, praticamente questo attrezzo qui sono due materiali, c'è una parte metallica e il resto è plastica, però siccome sono assieme. Non siamo ancora arrivati nei giorni. Per questo prima l'assessore spiegava il centro di giudizio da cosa serve. Serve a studiare questo residuo. Cosa fa? Cioè il residuo, cosa ce ne facciamo? Quindi o si trova una soluzione oppure bisogna che la politica costringa le multinazionali che fanno questi oggetti a riprogettarli, perché c'è l'errore di fondo della progettazione. Perché se qualsiasi diciamo, multinazionale progetta guardando avanti è puro ciclo, sì, perché deve rispettare l'intero ciclo di vita che aveva. Quindi poi del prodotto quando finisce cosa ne facciamo? Questo è un materiale altamente inquinante, cioè c'è comunque ancora del gas dentro, è un materiale, diciamo, sono più materiali, c'è plastica, c'è un metallo, quindi ancora questo non siamo pronti, non sappiamo dove dobbiamo mettere. Stessa cosa vale per alcuni tipi di spazzolini. E poi io ho messo un po' di sabbia nel sacchetto, però in realtà questo sarebbe il residuo, la polvere che abbiamo dai nostri genitori, ma anche io l'ho utilizzato. Casa. Quindi, prego. Ma voi con il scrivolo, che è la sigla PS, scusi. Sì, vale la pasta. Voi li producete la classe? Sì, vale la pasta. Ma perché c'era sta voce in giro a me che il colesterolo non si riciclava? No, assolutamente no. Vale la pasta. Quindi questa è la dimostrazione pratica che dell'intero sacchetto noi abbiamo un poco più di un pugno di roba. Questa è la tale di scarica. Non tutto il resto deve seguire un altro canale, ce ne sono tantissimi, poi ce ne parlerà meglio nel prossimo intervento. Quindi dovrebbe andare in discarica tutto ciò che è costituito da 3 o 4 elementi messi insieme. Sì. 3-4 elementi. Poi dovete guardare i rifiuti come sono materiali. Se questa è plastica. Se abbiamo plastica, metallo o vetro o qualcos'altro, noi diviene, non è un solo materiale, ma sono più materiali messi assieme. E lì è la politica quindi che deve entrare dentro e deve costringere le aziende a costruire in un determinato modo. Progettare dall'inizio lo stesso prodotto, non più con, diciamo, del gas all'interno per farlo uscire.
fa lo stesso prodotto, si può fare in una semplice bottiglia. Lo stesso discorso delle giacche. La Lavazza ha recepito questo messaggio, è nata nella provincia di Roma un'azienda che lavora per la Lavazza adesso. Cioè è passato più semplice tavolo di concentrazione, il centro studi di Fuori Zero di Capandoli, affinché un'intera azienda, una multinazionale come la Lavazza, cambiasse idea sul proprio prodotto, cioè ha capito l'errore di progettazione e tornata indietro da riprogettare con la cassa, tanto la Lavazza costa uguale. Noi siamo un piccolo comune, quindi è comunale. Negli anni passati c'è stata una gestione anche da parte di privati. In un vecchio senso, come sì, 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 sì. Abbiamo i nostri operai. Sì. I nostri operai, diciamo, anche loro all'inizio hanno avuto delle difficoltà. Le spiego. Passare dai cassonetti alla raccolta porta a porta non è un processo semplice, perché ci deve essere da prima, da subito, uno studio, perché se abbiamo i cassonetti in prossimità di un'abitazione, poi una volta levato sappiamo che se c'è un palazzo in una zona bisogna che il conferimento, quindi gli operatori devono entrare quasi dentro il palazzo e servire ad esempio 6 famiglie piuttosto che passare semplicemente a caricarsi un cassonetto. Quindi il lavoro per gli operatori raddoppia. Questo diciamo è il costo della differenziata porta a porta, perché chiaramente trovarlo per strada in un'ora si fa il giro un camion con un solo operatore e raccogliere tutto. Invece per fare la differenziata porta a porta c'è bisogno di più operatori, più manodopera. E poi questi, diciamo, il maggior costo derivante dalla raccolta viene pareggiato con il minor costo di conferimento in discarica, perché oggi da quest'anno, diciamo, la nuova tassa, l'ecotassa, prevede un costo di 97,45 € più IVA tonnellata. Questo è quello che paghiamo nelle varie discariche in differenziato. E poi abbiamo più 15,45 € di ecotributo che va direttamente alla discarica. L'ecotassa la paghiamo alla regione, l'ecotributo alla discarica. Sempre più IVA del 10% sui rifiuti. Ma dici che non si paga la gestione di quella sentenza? Non si paga, io non posso sapere neanche che si paga. Quindi noi adesso siamo organizzati così. Vi dico che c'è di meglio, perché succede meglio. Abbiamo fatto una convenzione con una società che non ha discariche, c'ha solo un grosso piazzale, è una macchina che compatta questi materiali. Quindi gli portiamo la carta, la plastica, loro li compattano e poi una volta che hanno stoccato una certa quantità chiamano il CONAI, che è insieme di consorsi, dentro CONAI ci sta Coreva per il vetro, ci sta Coreva per la plastica e gli altri. Quindi una volta che questa azienda ha stoccato ad esempio il vetro, il Coreve se ne prende 30 tonnellate la volta. Per un comune come Cerzella 30 tonnellate si fanno 10 anni, però un comune come Mirto forse in un anno ne stocca 30. Una Calabria ogni giorno. Quindi una volta stoccate le 30 tonnellate, il Coreve fa un'asta, partecipa con le aziende che riciclano ad esempio il vetro, la carta piuttosto che la plastica, chi vince l'asta viene in questi centri a prendere questo vetro. Per ovviare ancora, cioè per migliorare, bisogna che ogni comune o un gruppo di comuni, bisogna arrivare ad esempio, sarebbe l'ottimo in 10.000 abitanti, bisogna dotarsi di un'isola ecologica autorizzata, dove lo stoccaggio dei materiali avviene nei propri comuni, quindi eliminiamo il costo del trasporto. Perché dobbiamo andare a Rotore? No, il comune si organizza. Questa Catanzaro non lo sa. Certo che lo sa. Nel 2006 e 2012 un convegno tipo questo con Rossano Polini aveva invitato due esponenti della commissione ambiente, erano lì presenti,
però anche l'anno scorso, ad aprile della scorsa emergenza, perché c'è più o meno sono su due all'anno, in provincia, a Cosenza, l'assessore Cuiano mi ha risposto, ma sì, ma adesso c'è l'emergenza, bisogna risolvere l'emergenza e poi pensare a 10 anni. No, l'emergenza lui non c'era più, quale cosa era, diciamo, tra virgolette, finita, però poi non si è fatto nulla, quindi si è ritornati in emergenza, adesso siamo in emergenza, loro chiamano così. In realtà non c'è emergenza, la verità è un'altra, che oggi la classe politica non vuole incentivare questo tipo, e questo lo dico proprio fuori dai denti, perché un comune come il nostro ci hanno fatto un decreto alla regione per scaricare l'organico a Crotone. Noi facciamo una tonnellata a settimana di organico. Per andare a Crotone da Cerzetto ci sono 200 km, quindi facciamo 400 km, due volte a settimana sono 800, per portare una tonnellata. Siete stati impegnati? Sì. E questo, ve dirò ancora di più, mi hanno risposto di stoccarlo l'organico e portarlo in una quantità maggiore, tipo una volta al mese. Allora lì. Dovete mangiare di più? No, lì volevo prendere il telefono, perché ho capito che dall'altra parte chi mi parlava di rifiuti non capisce nulla. Perché l'organico dopo 48 ore non è più buono, non è più buono. Quindi va messo in discarica, perché non si può compostare un materiale che è già iniziato la sua fase di degrado. Quindi il ciclo è questo qui, non è difficile, però ci vuole collaborazione da parte dei cittadini, tutti quanti, senza nessun escluso, una buona informazione capillare, prima parlavo con Davide anche su questo, cioè noi cercando la distribuzione dei fantastici quanti che abbiamo fatto io e lui, personalmente. Perché se ci affidiamo anche gli stessi operatori, no? Magari non hanno lo stesso tipo di comunicazione e comunque il cittadino vede con un occhio diverso un operatore rispetto a un amministratore. Questa è la cosa differenziata, una strategia che nasce dal basso, quindi ogni cittadino deve essere protagonista del proprio futuro. Se noi andiamo a separare questi materiali, all'inizio sembrerà seccante, però vi garantisco che poi, quando arriva la TARES, no, ce la prenderemo un po' più ridendo la tassa, perché già quest'anno c'è un'altra che a breve approveranno. Questo è l'unico metodo per eliminare i rifiuti, però vanno seguiti dal momento in cui viene prelevato porta a porta al momento finale, al riciclaggio, cioè devono seguire un determinato canale senza passare per mani, diciamo, non proprio. Noi le seguiamo passo passo, noi seguiamo tutta la filiera, io più volte sono andato insieme all'operatore a portare i rifiuti lì, perché non basta la differenziata, è più importante forse l'altro passo successivo, cioè vedere dove vanno i rifiuti, perché se i rifiuti poi comunque finiscono in discarica si è un po', cioè sei costretti tra virgolette il cittadino a farla, ma poi non si sa dove vanno. Quindi fare la differenziata ma farla bene, altrimenti non ha senso. Togliendo tutti questi materiali non rimane pochissimo, basta la mega discarica di Pianopoli, basta per la Calabria e la Basilicata. Quindi la soluzione c'è, bisogna sposarla, quindi i politici primi per proporre ai cittadini, e i cittadini vogliono migliorare il proprio stile di vita, partire con questo è l'inizio, perché ci sono tante altre belle iniziative. Sia proprio come alimenti, ci sono delle strutture su al nord da Camaldoli, ad esempio c'è un'azienda che va nella riduzione, tende a ridurre i rifiuti vendendo tutti i materiali esclusi, materiali che provengono dalla zona, da un raggio di 70 km della zona. Vi spiego, c'è un negozietto che si chiama F Corta, F sta per filiera corta, dove tutti i tipi di alimenti, a partire dalla pasta, olio, vini,
vengono venduti in dei diffusori senza, senza l'imballaggio. Quindi il cittadino, si sono attrezzati di delle buste fatte con un materiale che non è plastica, utilizza sempre la stessa busta, si reca presso questo centro e si compra un chilo di pasta, un chilo e due, 300. Ma un tempo non c'era di molto voglio. Un tempo era così e non c'erano i rifiuti. Oggi ci sono i rifiuti e ci sono gli imballaggi. Quindi questa, le buone pratiche, diciamo, la differenziata all'inizio, poi ci sono tante altre buone pratiche che se messe in campo entro il 2020 si arriverà a zero. Perché se entro il 2020 chi produce il prodotto non lo mette più in queste, non utilizza questi imballaggi per quel prodotto, utilizza invece una semplice bottiglia riciclabile, questo qui non ci sarà più il discarico, diventa anche questo riciclabile. Quindi cosa andiamo a portare? Un nulla. Anche perché ancora da questo materiale qui, il rimanente, il secco, questo qua si chiama sottovaglio, perché ci sono dei, dei impianti che riescono a recuperare questo materiale per usarlo poi nei cementifici per fare del cemento vero e proprio, piuttosto che utilizzare delle strade e riutilizzare questo tipo di materiale che si può utilizzare se stabilizzato in un determinato modo. Quindi tendere nel 2020 al rifiuti zero si può, però ci vuole la volontà politica, uscire fuori dagli schemi e non stare sotto, diciamo, alcune leggi che non sono leggi. Tipo noi in Calabria siamo stati 16 anni commissariati, 16 anni non siamo stati in grado con un commissario, cioè la politica no, è arrivato un commissario, non è stato in grado di fare una legge. In Calabria non esiste una legge sui rifiuti. C'è un piano regionale. E adesso l'assessore Arrago ha praticamente nominato una commissione per rivedere il piano, invece di nominare una commissione per fare una legge. Cioè, prima o poi dovremmo farla questa legge, no? Perché non farla subito? Perché proprio in emergenza, quando c'è un'emergenza, se uno vuole cambiare strada, va fatta l'emergenza. Io vi ricordo che siamo partiti per togliere i cassonetti l'anno scorso a maggio, perché a maggio c'era un'impellente festa patronale, c'era di nuovo la crisi dei rifiuti, allora abbiamo deciso da oggi a domani di levare i cassonetti stradali. È stato un po' un dramma, però siamo riusciti. E vi garantisco che si può fare, e tutti possono riuscirci, perché una città come Salerno, Salerno con 76.000 abitanti, lo fa anche bene. Quindi anche Mirko